branchi dei gorilla, le femmine coi cuccioli hanno un cerchio immaginario disegnato intorno a loro. Se un membro del branco si avvicina troppo alla femmina, se cerca di valicare questo cerchio, la femmina attacca e combatterà fino alla morte o fino a quando il gorilla uscirà dal cerchio. La rabbia è legata al confine. Tutti i primati antropomorfi attivano la rabbia quando c'è da difendere un territorio. Tu, quando ti incazzi, cosa stai difendendo? Ma io e quelli del mio clan apparteniamo a una sottospecie di sapiens sapiens che ha subito molte mutazioni nel corso dell'evoluzione. Noi siamo diversi. Noi siamo i miti apparenti, i miti che non sono beati, i miti che non erediteranno la terra. Ah, io guarda, so tanto buono e caro, però se mi fa incazzare, a parte che è ovvio, cioè tutti sono buoni e cari quando non li fa incazzare, cioè che razza di merito è, scusa. No, però no, non è questa non è la nostra categoria, no. Noi, i miti apparenti, abbiamo un grosso problema. Cioè, noi siamo tanto buoni e cari, pure quando ci incazziamo. Cioè, quando ci incazziamo non siamo credibili, ci viene male. Noi partiamo tutti carichi, con la faccia tutta rossa, poi però ci spompiamo subito, ci impappiniamo, poi facciamo parentetiche, mettiamo preamboli, noi ci perdiamo, diciamo dove ero rimasto durante un litigio, no? Noi siamo anche bravi a parlare, però quando ci incazziamo non si sa come ci sparisce l'uso dei verbi, allora escono fuori delle frasi incomprensibili, noi abbiamo praticamente disattivato il nostro gorilla interiore, no? E questo, la verità è che noi, miti apparenti, in realtà non siamo mai completamente convinti, quando ci incazziamo, di avere ragione. Cioè, proprio ogni volta quando c'è, proprio nel più bello, quando c'è il bello del litigio, no? Quando c'è solo da scatenare il gorilla ancestrale, noi invece di liberarlo, a noi ci viene sempre qua, da qualche parte, da qualche angolo della testa, esce fuori uno scrupoletto che ci fa: e se fosse che niente sta di una cazzata tu? È tutto finito, basta, è proprio disfatta, no? Caporetto, ci hanno tolto pure le mutande. Dio, quelli, i meravigliosi, epici, professionisti della giusta rabbia, no? Quelli che quando si incazzano splendono maestosi come Achille, no? E tu li stai lì a guardare perché l'ira è il più spettacolare dei peccati, perché quando due per strada si abbracciano tu neanche li vedi, ma se due per strada si menano è come se li vedi! lo senti nell'aria, no? Senti proprio l'odore dell'ira, no? Il rombo magnifico dell'ira. Dio, che belli quelli che quando si incazzano il cervello gli funziona meglio, gli si accelerano le sinapsi, mannaggia loro, cioè loro diventano lucidissimi, fanno dei ragionamenti perfetti, loro argomentano, urlando riescono a coniugare il congiuntivo trapassato, gli mortacci loro, quei cecchini implacabili delle ragioni altrui. Noi, miti apparenti, non abbiamo mai la risposta pronta, mai. Noi, la risposta ci viene sempre dopo, a casa,
sotto la doccia. È però sotto la doccia ci vengono certe idee fantastiche, cioè, proprio delle trovate geniali, no? Appassionate, però anche ironiche. Sotto la doccia. Chissà perché sotto la doccia sempre, no? Che è l'acqua. L'acqua, no? Che ti scivola sul viso, e ti fa credere che se stai là un'ora, poi se ne vanno via pure le rughe, e pensi che intorno a te ringiovanisce tutto, anche il mondo diventa un luogo più semplice, torna ad essere quello che era, una cosa più ordinata, no? E vanno via tutte le complessità nebbiose, se ne vanno via con l'acqua giù nello scarico, insieme alla formaggia, la forfora, i pallini del naso, no? E resta solamente un mondo pulito, fatto solo di bene e male, ragione e torto, e tu lo capisci perfettamente adesso, no? Lo cavalchi, meni i fendenti delle tue idee. Noi sotto la doccia, noi ci rifacciamo tutto quanto il dialogo, però stavolta ci abbiamo ragione noi! E noi sotto la doccia diventiamo Martin Luther King, diventiamo Socrate, diventiamo Sandokan, diventiamo l'uomo tigre, diventiamo il gorilla che avremmo sempre voluto essere. Perché noi media parenti faremo una fatica sovrumana a diventare veri miti. Perché i gorilla diventeranno miti beati prima di noi. I gorilla ci precederanno nel regno dei cieli. Noi deponiamo subito le armi. No, noi ci arrendiamo, poi andiamo dall'avversario, gli facciamo... Comunque è stato un bel confronto, Cioè, è importante il confronto, no? Noi ci dicono che bel carattere che hai, Però noi siamo quelli che quando l'avversario si allontana e molla la presa e è soddisfatto perché ha vinto, sorridente, noi lo guardiamo andare via, lo guardiamo... E ci abbiamo un inferno dentro e ci abbiamo una vocetta. Sì, ridi. Tanto stasera sotto la doccia ti faccio un mazzo così. Giovanni Scifoni.